L'istituto Sismondi di Pescia ricorda Massimo Massimi, il 17enne rimasto ucciso in un incidente stradale il 23 ottobre scorso a Ponte Buggianese. Alla presenza degli studenti, i suoi compagni di classe, del preside dell'istituto, delle istituzioni e dei genitori, il padre Massimiliano Massimi, luogotenente della stazione dei Carabinieri di Pescia, e la madre, è stata intitolata al 17enne l'aula di informatica della scuola. Massimo Massimi era in sella al suo scooter insieme al suo amico Francesco Anoman la sera dell'incidente. Mentre percorrevano una strada di campagna nella periferia di Ponte Buggianese, si scontrarono frontalmente con l'Audi di Fabrizio Matteoli. Dagli accertamenti eseguiti è emerso che il conducente dell'Audi era in stato di ebbrezza al momento dell'incidente, guidava con 1,7 grammi per litro di alcol nel sangue, oltre 3 volte il limite consentito dalla legge. Il padre di Massimo, insieme ad altre persone, sta lavorando per creare un'associazione che si occuperà proprio di educazione stradale, ma sta anche portando avanti una lotta perché il Parlamento vada avanti sulla legge che prevede l'omicidio stradale. Sì, abbiamo già avuto il riconoscimento fiscale dell'associazione Massimo Massimi Onlus. Nelle prossimi giorni, penso entro la fine del mese o al massimo ai primi di giugno, faremo la presentazione ufficiale. Questa associazione si occuperà chiaramente di solidarietà e soprattutto di evitare concorsi, seminari, conferenze e quant'altro, ad organizzare educazione stradale, soprattutto rivolta ai giovani, perché i giovani sono il nostro futuro. Mio figlio era un giovane, gli piaceva vivere. E dobbiamo insegnare a questi giovani che l'alcol e la droga, per chi guida, sono delle cose veramente impossibili da accettare. Ricordava anche questa legge che ancora appunto è pendente in Parlamento, non si decidono. Sì, c'è ancora il disegno di legge che è pendente alla Commissione Giustizia e un altro alla Commissione Trasporti. Insieme alle associazioni Lorenzo Guarnieri Onlus, la Borgogni Onlus, Borgogni Gabriele Onlus, e all'ASAPS tramite il suo presidente Giordano Biserni, che insieme adesso anche noi stiamo cercando di fare pressione, ma anche con altre organizzazioni, le vittime della strada, perché questo è un problema che veramente colpisce tutta la penisola, è un problema molto sentito e bisogna in tutti i modi far capire ai nostri parlamentari che è una legge giusta, è una legge necessaria che deve essere fatta per il bene dei nostri figli. Noi come associazione non abbiamo tornaconti, perché ormai noi i nostri figli non ce li restituirà mai nessuno. I veri condannati sono i familiari. Noi siamo stati condannati all'ergastolo del ricordo, però questo ricordo non deve essere inutile. Ci dobbiamo battere, ci batteremo sempre e comunque per evitare altre stragi stradali.